Dentro la casa del GF VIP le sorprese non mancano mai. A condurre i giochi è sempre Soleil Sorge. L'ex Uomini e Donne dopo un periodo di silenzio è tornata a far parlare parecchio di sé. Soleil Sorge infatti non ha preso benissimo la preferenza del pubblico del GF VIP 6 e lo ha subito fatto notare. Per chi non avesse seguito la scorsa punta all'ultimo televoto è infatti stata battuta da Delia Duran con il 52% dei voti contro il suo 36%. Soleil Sorge si era sfogata con i coinquilini, anche loro sorpresi da questo verdetto, qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro. E infine, viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone che hanno dato veramente tanto. Polemiche poi finite lì al contrario delle chiacchiere che su Soleil Sorge sono continuate. L'ultima a parlare è stato poche ore fa Alex Belli a proposito della lettera ricevuta proprio da Sole. Ho apprezzato molto la sua lettera, io l'avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l'ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Ortis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l'ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile. Come vedete è molto più lunga di quanto poteva essere raccontata dal punto di vista televisivo. Come ho detto è divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l'amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l'ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente, ha concluso Alex Belli. Alex ha poi parlato del momento difficile che sta attraversando Soleil Sorge e lei è sempre stata la preferita. Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fan club, di tutti i fan club contro Soleil. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi. Nello stesso tempo però devo dirti che un po' si è spenta. Venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Ricordiamoci anche che ha contro tutta la casa e questa cosa non è semplice. Insomma, Soleil Sorge è proprio nei guai.